Bentornati con Xenoblade Chronicles, io sono DFDL e l'ultima volta siamo entrati nel pozzo centrale e stiamo praticamente facendo una scalata al contrario, nel senso che stiamo scendendo invece che salire. Voglio farvi vedere un attimo perché non possiamo buttarci semplicemente giù, anzi non ve lo faccio vedere perché lo capite da soli. È leggermente alto. Sì. Ok, ho fatto anche un paio di cose fuori schermo. Nel senso, sono andato a craftare un po' di gemme. Che termini nerd. Craftare. Sono andato a fare un po' di gemme e a cambiare un po' di equipaggiamenti al gruppo. Vi faccio vedere un attimo gli equipaggiamenti che ho fatto. Questo è Rain. Ok. Questa è Sharla. E questo è Shulk. Ok, perfetto, ve li ho fatti vedere, non dite che non ve li ho fatti vedere. Mekon M64X. Ok, vi ho già spiegato la storia della X che rende Uber i nemici. E è morto pure questo, yes, ci danno un solo scrigno. Siete dei pezzenti. Veramente, sì, vergognatevi. Un solo scrigno. E siamo all'ascensore 2, il nuovo PDR. Quindi scendiamo. Scendiamo, ok. Quanto è lungo sto ascensore, veramente? Cioè ci stiamo mettendo 80 anni. Un nuovo luogo impara a parlare da FDL. Un nuovo luogo scoperto. Ok, mi sono inceppato ma avete capito. Abbattiamo anche questi, dai. E abbiamo abbattuto pure questo. Scrigno nostro. Albero superiore. L'albero Deku. No, scherzavo. Niente battute su Zelda, anzi. Sì, dai, perché non farle le battute su Zelda. Voi non ci attaccate, perfetto. Permesso, un attimo, scusate. Vi rubo un po' d'etere e poi me ne vado. Ok. Si è già esaurito. Dopo due picconate si è esaurito. Fantastico. Andiamo avanti. Tu sei un ricognitore ma non andrai a chiamare nessuno. Vero che non andrai a chiamare nessuno? Bravissimo. Potrei essere un oggetto raro adesso di altre raccolte. Ok, c'è quella item orb là in fondo che mi sta chiamando. Mi sta chiamando. Sento il richiamo. Ok. Matassa. Tanto per curiosità, vediamo la collectopedia com'è. Ci manca un pezzo. One Piece. Ok. Ciottolo d'etere. Fantastico. Perché note di viaggio? Chi te l'ha detto, note di viaggio? Mekon M55. Tu forse crepi. Adesso. No, scherzavo. Yes, è morto. E vai. Scrigno. Struttura superiore, relitto piccolo. Oh my god, anche voi ci attaccate. E non ho ancora guardato la rete abilità. È da un po' che non guardo le abilità. Vado a guardarle subito. Abilità. Vediamo. Shulk è a questo punto. Rain è a questo punto. Sharla è a quel punto. Rete abilità. Vediamo cosa possiamo fare. Andiamo avanti. Ok, messe a posto le abilità. Costruita un po' la rete. Ho commentato ma probabilmente taglierò. Quindi sì, ho parlato da solo per un po'. Mekon M67. Ci attaccate tutti, vero? Tutti. Non posso scappare da questa battaglia. Vabbè. Ok, è crepato pure questo. Oh my god, quanti scrigni? 3? Ok, prendiamo. Scrigno, scrigno. E scrigno. Ok. Non ve l'ho ancora detto perché non è ancora capitato, ma anche i nemici normali ci possono lasciare, intendo i nemici non boss, ci possono lasciare anche loro gli scrigni dorati, quelli dei boss. Quindi è molto raro, cioè è una cosa che capita molto raramente, però può capitare. Ok, perfetto. Scrigno! E prendiamo tutto, yes. Sharla ha preso una nuova tecnica. Andiamo subito a vedere che tecnica è.
Mimetizzazione! Questa è particolarmente utile. La mettiamo al posto di... La potenziamo, dato che ci siamo. Sì, potenziamo la mimetizzazione. Yes. E la mettiamo al posto di... Al posto di che cosa? Al posto di colpo guaritore. Ok, mettiamo un po' d'ordine nelle tecniche. Ok, perfetto. Così abbiamo le tecniche d'attacco di qua. Questa tecnica qua che serve. Questa è per curare. E Gida è una tecnica di supporto. Ok, perfetto. Sì, sì, va benissimo così. Gliel'ho data. È praticamente la versione... La versione aura di Shadow Wide. Praticamente. Oh my god. Pistone regolatore. Nuovo ptr. Nuovo ptr. Di qua. Cosa c'è? Andiamo a vedere, va. Se non c'è niente, ci rivediamo qua. Ci sarà tipo un giacimento d'etere, probabilmente. Anzi, sicuramente c'è un giacimento d'etere. Oh, sto tornando indietro. Può essere anche quello. No. No, no, non sto tornando indietro. Oh my god. Liane! Yeah! Quanto adoriamo le liane nei giochi, eh? Non rallentano per nulla il gioco. Sono così simpatiche. Oh my god. Liane. Oh shit! Dai, abbiamo battuto tutti, su. Forziere. Ok, forziere. Ok, forziere. Ok. E qua c'è un... giacimento d'etere. Etere terra. Perché è arancione. Mini cristallo terra. A quanto siamo? 15 minuti? Ma? Poco. Oggi forse, dico forse, finiamo. Facciamo una cosa, va. Visto che tanto ormai abbiamo esplorato da questa parte, torniamo indietro. Qua ci sono dei nemici che non ci attaccano, perfetto. Se i nemici non ci attaccano, io non li affronto. Perché non ha senso. Adesso quando risale, quando si decide a risalire l'ascensore... Ok, lanciamoci giù. Non morire, non morire. Ok, perfetto. Adesso che risale, noi andiamo da questa parte. Andiamo da questa parte. Oh shit, 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 non riscendere, ti prego. Perfetto. Andiamo da questa parte. Ah, ma devo andare da questa parte. No, quindi allora andiamo prima giù. Riaspettiamo l'ascensore. Riaspettiamolo. Oh shit, dai, sali, muoviti. Muoviti? T'ho detto di muoverti. Devi muoverti a salire. Devi muoverti. Pozzo centrale, livello 3. E di qua si va avanti, quindi no. Quindi ho sbagliato. Andiamo su quest'altro ascensore. Di là, da quella parte c'è qualcosa, credo. Però andiamo prima giù. Andiamo prima ad esplorare bene giù. Voglio esplorare giù prima di andare lì, da quella parte. Vedete dove sto indicando? Da quella parte. Ok, di qua credo non ci sia niente. Può essere che non c'è niente. No, non c'è niente, difatti. Ah no, sì che c'è qualcosa, c'è questo. Andiamo. Qua dove si va? Oh shit, è qua che si va avanti. Oh my god. Ok, perfetto. Andiamo da questa parte. Sì, c'è solo un giacimento d'etere di qua. Voi non ci attaccate, vero? No. Ok, perfetto. Voi invece sì. Voi di sicuro. Oh my god. Non voglio combattere. Ma devo. E siamo quasi pronti per un altro chain attack. Preso tutto. Abron del fuoco. Non credo sia niente di che. Voi non ci attaccate? Perfetto. Perfetto. Ok. Etere di fuoco. Ve l'ho detto che questo posto... Ve l'avevo detto, mi sembra, nella scorsa parte. Che questo posto è pieno, 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 pieno e ancora pieno di giacimenti d'etere. Quando si fa il viaggio veloce, praticamente questo ascensore si ritrova nella stessa identica posizione in cui l'abbiamo lasciato. Questi due ascensori. Quindi è una buona cosa. Se voi
Allora, da quella parte non si va avanti, quindi andiamo da quella parte. Ok, andiamo prima di qua. Yes, di qua, di qua, di qua, ho detto. Lucciola misteriosa. Lucciola misteriosa. Misteriosa questa lucciola. No, no, no. Non ci attaccare. Ok, sono passato senza che quel coso mi vedesse. Perfetto. Voi non ci attaccate, ok. Voi sì invece. Vero? No, strano. Rana nera e rana nera. Wow. Cristallo d'etere un po' più grosso del normale. E mini cristallo elettrico. Mini cristallo elettrico. Mini cristallo elettrico. Elettricità sarebbe, non elettrico. Perché dico elettrico se è elettricità? Torniamo indietro, va? Tu non mi guardare, non mi guardare, ti prego, non mi guardare, non mi guardare. Non m'ha visto. Wow, è proprio ciecato, ma al massimo. Cioè, è cieco al massimo, proprio. Più che cieco. Cioè, ciechissimo. Ouch. Fa male cadere così. Oh my god. Yes, questa zona dei pistoni è stata superata finalmente. Siamo a 22 minuti, ma ci sono un po' di battaglie da tagliare, un po' di roba da tagliare. Quindi vado un pelino avanti. No, morire. Oh shit, ho sbagliato. Vabbè, non sono morto. Quello è l'importante. Andiamo avanti di qua. Di lì c'è una stradina che voglio prendere. Voi ci attaccate, vero? Ci attaccate. No, se non ci vedete. Oh shit. Abron del fuoco. Abron del fuoco. Non so esattamente qual è il pezzo che ci manca. Credo che appena ne avrò la possibilità lo scambierò. Sì, non volevo andare a vedere le notte di viaggio. Nessuno ci attacchi, vi prego. Non ci attaccate ancora. Ok. No, non volevo. Non fatelo. Non fatelo. Non volevo attaccare. Volevo prendere l'etere. E per sbaglio ho attaccato. Oh my god. Andiamo avanti. E devo piantarla di dire oh my god. E andiamo avanti anche. Lo dico troppo, veramente. È come esatto, bene. Andiamo di qua. Vi ricordate? Andiamo di qua. Che un tempo lo dicevo. Molto tempo fa. Continuavo a dire andiamo di qua. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Ok. Dicevo anche tanto ragazzi. Veramente, tantissimo. Lo continuavo a dire. Forziere. E prendiamo tutto. Forziere. E prendiamo tutto. Perfetto. Andiamo avanti di qua, va? Yes, lampade d'etere. Wow. Sono belle le lampade d'etere, mi piacciono. Ed è anche uno scioglilingua, lampada d'etere. C'è un giacimento lì. Lasciamo perdere il giacimento, non c'ho voglia di affrontare quelli. Non c'ho. E c'ho voglia di dire ciò, però. Ciottolo d'etere. Oh my god. Evapora, ti prego. Ok. Prendiamo il forziere. Relitto medio. Wow. E direi che adesso raggiungo questo ascensore. Prendo questo pdr. Ok, ascensore 3. E mi fermo qua perché siamo già a 26 minuti. Wow. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Xenoblade Chronicles. Ciao!